Cari amici, rieccoci qui sul nostro principale canale di riferimento per quanto riguarda YouTube. Ecco, cambio di look ovviamente con la stagione estiva e diciamo che una capigliatura fatta, come si dice, non va bene. A parte questo, oggi di cosa parliamo? Ovviamente parliamo degli europei di calcio femminile che si terranno a partire da questo 6 luglio, quindi oggi è lunedì, tra 2 giorni, la prima partita ovviamente delle padrone di casa dell'Inghilterra, perché appunto la competizione continentale si svolgerà in quella della terra britannica che è. Piccola parentesi, ha visto in questo fine settimana la Formula 1 con, questo da sottolineare, la prima vittoria in carriera di Carlos Sainz. Diciamo, peccato un po' per il quarto posto di Leclerc, vabbè, speriamo che riesca a recuperare punti. Man mano che si va avanti nel mondiale nei confronti di Max Verstappen, e poi citare anche Jannik Sinner in quel di Wimbledon per il massimo torneo britannico nel circuito ATP, che ha battuto Alcaraz 3-7-1. Ora se la vedrà, diciamo, contro un avversario abbastanza tosto, ovvero Novak Djokovic, mentre questo ci tengo, nonostante credo, forse credo avete letto il mio post su Facebook e su Instagram, che ci tengo a dire che indipendentemente che si trattava di un nostro giocatore italiano, ma l'ho visto abbastanza. Il comportamento di Rafa Nadal abbastanza irriguardevole e irrispettoso nei confronti del suo avversario, oltre ovviamente dal direttore di gara, perché un vero sportivo e soprattutto persona in primis non ha quell'atteggiamento che lui ha avuto pochi giorni fa. Comunque, chiudiamo questa parentesi e parliamo appunto dell'Europeo femminile che inizierà, come ho detto, tra 2 giorni, 6 luglio, con le padrone di casa dell'Inghilterra che andranno ad affrontare l'Austria a partire dalle ore 21. E prima di elencare le altre, è giusto dire che la copertura televisiva in chiaro sui canali Rai, Rai Sport e Pay TV Sky Sport. Il 7 luglio avremo Norvegia, Irlanda del Nord alle 21, l'8 luglio Spagna, Finlandia alle 18, alle 21 Germania, Danimarca, il 9 luglio Portogallo, Svizzera alle 18, Olanda, Svezia alle 21, il 10 luglio che sarà la volta delle nostre azzurre, Belgio, Islanda alle 18, Francia, Italia alle 21 e quindi Forza Azzurre. Seconda giornata che avrà come giornate dall'11 fino al 14 luglio, Austria e Irlanda del Nord 11 luglio alle 18, Inghilterra e Norvegia stesso giorno alle 21, il 12 luglio avremo Danimarca e Finlandia alle 18 e Germania e Spagna alle 21, il 13 luglio Svezia e Svizzera alle 18, Olanda, Portogallo alle 21, Italia, Islanda il 14 luglio alle 18, Francia, Belgio alle 21, stesso giorno. Terza e ultima giornata della prima fase, fase a gironi. Austria, Norvegia 15 luglio alle 21, Irlanda del Nord, Inghilterra, stesso orario. Il 16 luglio alle 21, Danimarca, Spagna, Finlandia, Germania. Il 17 luglio Svezia, Portogallo e Svizzera, Olanda entrambe alle 18, Islanda, Francia e Italia, Belgio chiudono il 18 luglio alle ore 21. Che dire quindi? Speriamo che le nostre azzurre arrivino
Arriviamo comunque al punto principale ora ad affrontare la fase ad eliminazione diretta perché insomma ne abbiamo veramente di bisogno. E poi piccola parentesi per quanto riguarda il calcio maschile, ovvero il calcio mercato, che adesso sta entrando, anzi è entrato nel vivo con la stragrande maggioranza delle squadre che si stanno proiettando ad arricchire le loro rose per la Serie A e in giù, Serie B, Serie C 2022-2023, ricordando che per quanto riguarda la Serie A i diritti sono praticamente alla prassi della scorsa stagione, ovvero 3 partite in gola esclusiva da Zon e Sky Sport e 7 in esclusiva diretta su da Zon. Diciamo che mi trovo un po' in disaccordo con il fatto, o meglio, non trovo una netta logica col fatto che, indipendentemente che io sono un tifoso del Milan, ma essendo appunto il Milan squadra che ha vinto lo scudetto, diciamo che mi sarei aspettato per quanto riguarda la copertura TV delle prime 5 giornate di magari vedere inserita una partita del Milan anche su Sky alla prima o alla seconda giornata, mentre addirittura l'Inter avrà la copertura sia di DAZN che di Sky sia la prima che la seconda giornata. Ho qualche dubbio in merito, comunque lasciamo stare, non è di nostra competenza queste cose. Quindi forza Italia, speriamo in un buon europeo. Ciao!